Ma, raga, io ho visto gli ultimi svolgimenti della serie, francamente farei qualche modifica alla sigla. Ce posso credere che dopo 6 stagioni stiamo qui, Divenio Universe Therapy! Divenio Universe Therapy! Mannate l'onterapia, sto ragazzo ve imploro! E what's up a tutti, benvenuti, che sono Fiodoro, e oggi andiamo a vedere gli ultimi due. Raga, è iniziato il secondo arco narrativo di Future e tra poco finisce definitivamente, cioè a fine mese, con tutto questo casino, con tutto il macello che sta succedendo nel mondo, con la morte imminente che ci aspetta fuori di casa, con questi virus, con la gente che respira, un barlume di gioia, più o meno, che finirà proprio a fine mese finisce tutto, finirà Steven Universe, che presa male, che presa male. E inizierei subito col commentare gli ultimi due episodi usciti, che francamente, boh, raga, francamente, boh. Partiamo dal primo, In Dreams, che è un episodio bellissimo, già solo per il semplice fatto che c'è Peridot, cioè già Peridot fa tanto, anzi Peridot fa tutto, e in realtà questo episodio mi ha fatto ammazzare dalle risate, perché se sorvoliamo sul sogno iniziale di Steven, che vabbè, Steven e Peridot si devono vedere insieme il reboot dei Pini Innamorati. A me già sta cosa mi ha fatto altamente ridere, perché proprio come succede in tutte le serie, il reboot spesso e volentieri, o quando ti propongono qualcosa di nuovo in una serie, spesso e volentieri o quasi sempre, fa sempre schifo quasi a tutti, perché la serie originale era sempre meglio. In realtà non so perché, ho il vago sospetto che questa era una lieve frecciatina della Sugar, perché stavo leggendo che in realtà in tanti non sono proprio contenti di Future. E da un lato li capisco, perché francamente, cioè, Future era già concepito per avere pochi episodi. Obiettivamente, rispetto alle altre stagioni, sono molto meno gli episodi. E ci sono ancora un bordello di cose che sono rimaste aperte. Però ora mi sembra quasi che stiamo buttando in mezzo più episodi filler così, che effettivamente qualcosa di concreto che ci potrebbe dire qualcosa. E anzi, con alcuni episodi, tipo quelli di Perla Rosa, mi sembra che aprono ancora più porte. Cioè, proprio per esempio, quello di Perla Rosa, che lei dice: ah no, perché è stata proprio Rosa a rompermi in un momento di rabbia, ma ce la buttano così, basta, fine, niente, fu un punto, finita così. Da un lato mi pare strano, perché la Sugar non è tipo da fare ste cose, però dall'altro, cioè, veramente riuscire a chiudere tutto in meno di 10 episodi? E tipo Peridot, in questo momento, è veramente la rappresentazione perfetta del fan isterico, nel momento in cui vede qualcosa di diverso dalla sua serie tanto amata. Perché hanno sminchiato completamente i protagonisti, lo storytelling, le ambientazioni, i drammi, le cose, non c'è più niente di quello che loro tanto avevano amato nell'altra serie. E poi è casissimo, non si capisce per quale motivo i sogni di Steven riescono a essere proiettati sul televisore, ma a caso. Cioè, da quando è che Steven c'ha sto tipo di poteri? A caso, Steve va bene, è diventato The Ring, va bene. E a sto punto che pensano i due geni? Pensano veramente, cioè sono veramente la reincarnazione del fandom classico all'interno di una qualsiasi serie? Se la serie non ti va bene, ci scrivi una fanfiction sopra e la rifai te come andrebbe veramente fatta bene. Con l'unica differenza che Steven potrebbe usare questo suo nuovo potere, uscito fuori, cicciato fuori a caso, per sognare quello che vorrebbero che succedesse all'interno della serie e fare appunto una serie, diciamo, alternativa a quella che è questa porcheria. Però per mettere un po' di zizzania in mezzo a questi personaggi che non sanno di niente, serve un personaggio nuovo, serve qualcuno di accattivante, di aggressivo, che abbia un carattere, che abbia fascino. Chi potrà mai essere? Praticamente Stag con solo due braccia e senza capelli lunghi, altresì ribattezzato Stefan, che secondo la capoccia loro dovrebbe essere lui quello che dovrebbe mettere un po' di zizzania tra i personaggi della serie. Però in pratica vedere st'uomo adulto muscoloso con tanto di barba e sopracciglioni fare sti occhioni languidi a quelli che in teoria sono adolescenti, con gli occhioni alla manga giapponese, una tizia che parla con l'uccellino, francamente a me sa veramente tanto di pedofilia e mi inquieta assai. A quel punto però succede una cosa terribile. Steven, per riuscire a dormire meglio, mangia una ciotola di chili. Sta americanate prima o poi ce le devono sempre mettere dentro, vabbè. Perché secondo lui, quando mangia il chili, fa dei sogni veramente strani. Ma purtroppo si vede che non si è accorto che qualcuno, probabilmente Peridot, per aiutarlo a fare dei sogni migliori, ha messo dei funghi nel suo chili. Dei funghi probabilmente allucinogeni, perché da qui in poi, per le prossime tipo 8 scene, Steven entra nel tunnel pesante della droga. Peridot
forte passione scrittrice di soap opera latinoamericane, ha fatto una nuova sceneggiatura per rendere ancora più saliente questa grande avventura al campo estivo, mettendoci colpi di scena, suspense e soprattutto tradimenti. Che comunque io più vado avanti a rivedermi sta roba e più non so perché mi ricorda tutto reality. Non so perché, raga, più volte mi rivedo questo episodio e più mi ricorda non l'episodio di Steven Universe, proprio il concetto che a ogni serie ci sono i personaggi nuovi che fanno schifo a tutti, lo storytelling che sembra essere lo stesso ma in realtà è completamente sminchiato, i personaggi che fanno tipo i peggio un picci tra di loro. A me mi ricorda tutto reality. Anche perché pure in tutto reality, puntualmente, ogni nuova stagione che rinnovano con altri nuovi personaggi fa sempre puntualmente schifo a tutti, perché il primo cast, il secondo, io penso che sono arrivata al terzo che riesco a tollerare, poi è già il terzo così così, il primo e i secondi cast erano quelli che mi erano piaciuti di più, il terzo meh, e comunque sia, non importa quante stagioni potrei fare, ci sarà sempre quello che direi che fa schifo perché il primo era migliore. Poi qual era il vostro cast preferito da tutto reality? E comunque no, perché Steven non ci sta, lui non potrebbe mai baciare Jasmine se lei in realtà è destinata a Rodrigo, Rogues, Rodes, vabbè, sto tizios. La puntata comunque continua a dire una frecciatina continua verso il fandom, perché qua Peridot dice un'altra di quelle frasi, cioè qua Steven tipo si incavola perché dice no, io non posso baciarla, Stefano non lo farebbe mai, non bacerebbe mai Jasmine. Wow, wow, ti stai comportando come fossero persone reali, è solo una storia, e una storia ha bisogno di conflitti. Cioè raga, questa era veramente una frecciatina verso il fandom, e conoscendo alcuni individui, forse non tanto in Steven Universe ma nei fandom in generale, cioè questa era veramente una frecciatina verso il fandom, ammettiamolo. Ma Steven, nonostante non è tanto d'accordo con questa nuova scelta registica, e soprattutto perché dopo aver passato l'intera notte a cercare di dormire ed essersi svegliato in bianco nonostante tutto, pensa che forse non sia una buona idea continuare, e Peridot lo accetta, vabbè, non fa niente, farà un'altra volta, no. Va bene, ok, d'accordo, Chuck numero 2, ci riproviamo. Come da copione succede il patatrack con tanto di lucette, sfavilli e là e fasci di luce, e io continuo a vedere sta scena e continuo veramente a farmi senso, perché mi sa veramente tanto di pedofilia. Ma a quanto pare Steven non aveva smaltito del tutto l'effetto dei funghi allucinogeni, perché al posto di Jasmine appare Connie. E cala, cioè non vi siete manco dati il primo bacio che lei già deciocca con un'altra, sei incredibile Steven. E la cioca ricomincia a entrare in circolo malissimo. E qua in realtà a sto pezzo, raga, non... cioè ho veramente dei sentimenti contrastanti, perché qua è sto pezzo che Steven si dispera per andare da Peridot, cioè gli dice cose che già sapevamo, cioè gli dice cose che praticamente avevamo già intuito da due o tre episodi a sta parte. Gli dice che ha paura perché dopo tutto quello che è successo con i diamanti ha paura di non servire più a niente, di non servire più alle gemme perché devono stare appresso al nuovo piccolo pianeta natale, di non riuscire più a rapportarsi bene con gli umani, di non riuscire a rapportarsi bene con le gemme, che ha paura di non avere un futuro, ha paura di non servire più a niente perché ormai la guerra è finita. Ma cioè, ste cose sono tipo quattro episodi che le state dicendo e che Steven le sta rimarcando sempre di più. Io non ho capito per quale motivo a sto giro ci hanno voluto buttare anche in mezzo Peridot a sto discorso, che poi momento bellissimo, Steven si risveglia, Peridot gli chiede scusa perché ovviamente ha visto tutto quello che è successo tramite il televisore, e gli chiede scusa perché non doveva forzarlo di fare questa cosa, e si leva gli occhiali, si leva gli occhiali, raga, guardate quanto è carino senza occhiali. Però ve l'ho detto, non capisco per quale motivo ci abbiano voluto così buttare in mezzo pure Peridot. Le opzioni sono due: o tipo stanno facendo che in ogni episodio, perché ora almeno sono già tipo quattro volte che Steven sbrocca per questi motivi, del fatto che ora tutto sta cambiando, che lui sta rimanendo indietro, e in realtà più o meno una mezzo confessione ce l'ha avuta anche con Connie nell'episodio dopo, Bismuth Casual, che in realtà mi è piaciuto veramente tanto. Non perché succede qualcosa di eclatante, vabbè, no, vabbè, in realtà un paio di cose eclatanti succedono. Ricciccia fuori i corni, e già questo è qualcosa. Scopriamo anche che fine ha fatto Pannacida, che ora finalmente fa il DJ e che viene trasmesso alla radio. E Bismuth e Perla a caso? Che in realtà non mi dispiacciono loro due, non mi dispiacciono, però veramente, cioè Bismuth che è interessato, che confessa di essere interessato a Perla perché... boh. Oh, comunque notate che Perla ha fatto una strage, cioè una strage di cuori sta ragazza. Bello anche come vedere che Perla comunque si sia creata anche il suo gruppo di amici umani, che Connie si sia fatta altri amici al di fuori di Steven, che in realtà anche Connie, lo sviluppo diciamo di Connie da questo punto di vista è tanto, perché Connie comunque l'avevamo conosciuta all'inizio
come quella ragazzina un po' imbranata, socialmente un po' distaccata. In realtà questa cosa l'avevamo visto anche nel fumetto, nel fumetto di Steven Universe, Uno studente galattico, che avevo sempre recensito sul canale, andatevelo a cercare. Che lei pure a scuola comunque era un po' così impacciata, se ne stava sempre un po' da parte così. E in realtà mi sono ricordata che questi due ragazzini li avevamo visti proprio nel fumetto. E ora Connie ha il suo gruppo d'amici con cui Steven non riesce a rapportarsi bene, perché lui quasi non sa più parlare nemmeno con gli esseri umani. Che comunque, aperta parentesi che non c'entra niente, posso far notare come dietro sul logo dei bagni ci sia il logo anche dei transgender. Cioè bravi, bravi, bravi che pensate a tutti. Bravi. E in realtà questa puntata, oddio, e qui dobbiamo ritornare a questo, l'avevamo vista anche in questo momento, se si vedesse, ok, che è in questo momento. Questa era una scena che stava nell'artbook di Steven Universe, dove in realtà c'era questa scena di pattinaggio che tutti avevamo, cioè sapevamo che in realtà doveva riapparire, anche perché, se potete notare, Perla ha la giacca, ma c'è la Mystery Girl. Quindi tutti abbiamo detto, ok, prima o poi nella nuova stagione riapparirà anche la Mystery Girl. Però a questo punto mi viene da sospettare, quasi sicuramente è così, che abbiano trasmutato questa scena in questo episodio. Però regà, ve l'ho detto, cioè se fosse riapparsa la Mystery Girl magari aveva pure un senso, diciamo, cioè un ritorno, anche perché da quanto ho capito la Mystery Girl è molto apprezzata nel fandom. Però non perché mi dispiacciono, però Bismuth e Perla veramente mi sembrano un po' a caso, cioè nel senso, si era visto durante la serie che in particolar modo Bismuth aveva un occhio di apprensione o di riguardo per Perla, però uno pensa, vabbè, sono molto amiche, si vogliono bene, hanno combattuto una guerra, poi Bismuth faceva parte della prima generazione delle Crystal Gem, quindi ci sta che ha un legame speciale con lei, però proprio lei che dice no, voglio, cioè sono interessata a Perla, mi piace Perla in quanto è Perla. Si svilupperà questa cosa? In che modo? Pure mettendo caso, visto che avete almeno 10 episodi e in 10 episodi dovete risolvere l'ira di Dio? O è tipo un filler che avete buttato così a caso che poi non si risolverà mai nella vita? Oppure Bismuth in realtà qua serviva unicamente come spalla di supporto, diciamo, per Steven, perché lui, non sapendo pattinare a quanto pare, non può andare appresso a Connie ed è costretto a stare all'angoletto. E Bismuth, nel momento in cui gli dice no, anch'io in realtà sono impacciata in questa situazione perché è una situazione che a me è nuova, non conosco nessuno, non sono pratica delle usanze degli umani e quant'altro, e Steven giustamente gli dice allora perché sei qui? Per Perla, sono venuta unicamente per lei, per stare con lei, perché voglio passare il più tempo possibile con lei. E Steven si fa forte dicendo a Connie che lui non sapeva mattinare ma vuole stare con lei, nel senso vuole spendere con lei il più tempo possibile, e rivediamo veramente un grande ritorno di fiamma, lo aspettavamo tutti, e stavolta ancora più collo di prima. Sì raga, è lei che si esibisce in una danza piroettante che manco Yuri on Ice durante le Olimpiadi. No raga, mi è piaciuta veramente tantissimo sta scena, a parte animata da Dio, veramente, ma proprio questo episodio, a parte la scena di Stivoni animata da Dio, spettacolare, ma poi proprio l'ambientazione, i colori, i personaggi, cioè bello, mi è saputo tipo questa ambientazione un po' sul bluetto violaceo magentino quasi, bello, mi è saputo tipo anni 80-90, avete presente? E giusto perché ci avevamo avuto abbastanza filler, visto che Steven e Connie, ovviamente, anzi Stivoni, hanno vinto la gara di pattinaggio, hanno il diritto di scegliere la prossima canzone e metteranno la canzone preferita di Perla, che è tipo il jingle di una pubblicità. Vabbè, in realtà Perla è Perla, quindi ci può stare che gli piace questa canzone. E con nostra somma sorpresa scopriamo anche che Bismuth ha le ciglia. Wow. Allora raga, ve l'ho detto, nel complesso questi due episodi non lo so, veramente non lo so, perché raga, allora, visto e considerando che comunque sono pochi episodi e mi devi risolvere l'ira di Dio, cioè tipo mi devi ancora dire dello scrigno, secondo me Diamante Rosa è stata lasciata molto per aria, ci sono ancora un sacco di cose che dobbiamo scoprire, dobbiamo risolvere il problema di Jasper, dobbiamo scoprire il vermone, perché Diamante Bianco stava nel frame dei villain, cioè Steven, sti attacchi di ira funesta di Steven, come si risolverà tutta sta situazione? Sti episodi filler così, cioè per quanto carini, perché per dire il secondo episodio mi è piaciuto veramente tanto come episodio. Ah, c'è anche Bluebeard in tutto questo, e Perla Rosa, cioè se mi avete fatto fare a Perla Rosa quell'episodietto così tanto per, e poi me l'avete messa all'angolo,
cioè no, non è tanto Bismuth Natural che non capisco, è il primo, proprio è un Dreamer che non sto capendo, cioè. Perché se rivedete, in realtà mi sono vista anche i precedenti 10 episodi prima che ricominciasse così. Se rivedete dai primi episodi a sta parte, ci sono veramente 4 episodi buoni dedicati a Steven che sbrocca. O almeno un momento che Steven ha sbroccato. Cioè, io non sto capendo se l'obiettivo della Sugar è farci intendere che Steven sta avendo dei seri problemi adolescenziali. E io ti dico, ok, d'accordo, se hai pienamente capito, non c'è bisogno che mi spendi altri episodi con ogni singolo personaggio del cast, perché poi ogni volta era dedicato a un personaggio diverso. Cioè, prima nell'episodio di Volleyball ha sbroccato per difendere la madre, diciamo. Poi ha sbroccato perché si è reso conto che tutti i suoi amici di Beach City stavano andando avanti senza di lui. Poi ha sbroccato l'episodio dopo con le gemme. Ora qui con Peridot, regà, è finito, manca Greg praticamente, deve sbroccare con Greg ancora? Io non sto capendo se l'intento loro è far vedere Steven che sbrocca sempre di più con ogni personaggio, finché alla fine, quando tipo arriva al livello di Super Saiyan God, gli altri personaggi diranno, ah ok, porca miseria, è colpa nostra perché ci siamo resi conto che stava male, ma ce ne siamo fregati perché abbiamo continuato ad andare avanti con le nostre vite. E che in realtà, conoscendo Steven Universe, è possibile che succeda una cosa del genere. Oppure non lo so. Cioè, ve l'ho detto, non sto capendo il vero indirizzo di questi episodi, perché capisco che tu vuoi far intendere che Steven sta male, ma mi bastava l'episodio quello del cactus, cioè tipo in Dreams, boh, cioè non lo so, poteva essere sostituito o qualcos'altro, cioè magari era pure un altro episodietto filler così tipo Bismuth Casual, però non lo so, raga, ve lo giuro, non sto capendo. Io spero che questa cosa veramente non sia fatta coi piedi, non credo, conoscendo la Sugar, ma cioè, spero che abbia un fine questo sbroccare continuo di Steven. Altra cosa in realtà dedicata proprio a Peridot, perché è stato bello in realtà vedere Peridot così incentrato, cioè veramente goderci unicamente Peridot per un episodio, senza altra gente intorno, senza rotture di scatole, solo unicamente Peridot. Che è bellissimo, veramente Peridot è rimasta Peridot, bella, stupenda. L'unica cosa che in realtà rimango pure con Peridot è che, cioè, Peridot non sta più con Lapis. Lo so che io ho la fissa della Lapidot, ma Peridot praticamente non sta più con Lapis. Pensateci un attimo, nelle prime stagioni erano inseparabili, stavano sempre insieme, cioè la Lapidot di base è nata per questo. Poi invece veramente da Diamond's Day, cioè non stanno più insieme, non hanno praticamente più interagito, addirittura c'è, cioè, questo è l'episodio dedicato a Peridot e Steven, e in precedenza c'è stato l'episodio dedicato a Lapis e Steven. Ma io continuo a dire, se accettano le scommesse, che quando arriverà l'altra Lapis Lazuli sulla Terra che si metterà con Jasper, io penso veramente che succederà qualcosa con Lapis. Io voglio Lapis e Peridot che litigano, perché voglio Peridot che sbrocca. Io spero che succeda questo, spero veramente che succeda questo. Detto questo, raga, boh, veramente, su questi due episodi, a parte st'opinione mia personale, non ho commenti di alcun tipo, non ho teorie, perché non sto capendo, cioè questi due episodi veramente non capisco il loro senso logico di utilità all'interno della trama. Poi può essere che andremo anche andando avanti si troverà. Noi ci vediamo la settimana prossima con i prossimi due episodi di Steven Universe, che escono come sempre di venerdì. Cioè in realtà no, escono di venerdì in America, quindi da noi arrivano più o meno sabato. Vi ricordo a tutti che se volete vedere la mia video reaction trovate il link in descrizione. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!